Allora mister, un grande rammarico di una partita che il Barletta ha interpretato forse non nel migliore dei modi, ma ci sono degli episodi che purtroppo pesano moltissimo. Cominciamo dal gol annullato. Cosa è successo? Sembrava gol, ma c'è stato l'annullamento. Che è successo? No, mi permetto di diversificare un pochino ciò che hai detto, che hai affermato. Noi penso che abbiamo approcciato in maniera non abbiamo avuto un approccio purtroppo non così convinto alla partita. Secondo tempo, poi grazie anche alla sistemazione che abbiamo guadagnato in campo, abbiamo fatto molto meglio, abbiamo creato i presupposti per fare meglio, per costringere la Fragolese a scappare all'indietro, abbiamo creato quello che dovevamo creare. Il secondo tempo è stato, diciamo, marchiato da un Barletta che col cuore, con le idee, con tutto quello che aveva, insomma, intendevamo raggiungere questi tre punti, l'abbiamo fatto con tutti i mezzi. Poi però mi mordo la lingua a non voler parlare di arbitri, signori, ma oggi abbiamo visto secondo me qualcosa di molto brutto per noi, per quello che è il rispetto che questa squadra merita. Qual è la spiegazione che abbiamo dato? No, noi vogliamo dagli arbitri, vogliamo serietà. Noi abbiamo visto una dinamica nel primo tempo inversa rispetto a quella del secondo tempo, praticamente un doppio episodio. Nel primo tempo arbitro convinto da calcio di rigore e il guardalinee annulla con il fuorigioco, mentre nel secondo tempo esattamente il contrario, gol di Lattanzio, guardalinee che ci tranquillizzava, gli diceva ragazzi tranquilli, ha visto male, gli dico io che gol, non ha voluto sentire ragioni. L'arbitro si è preso la responsabilità di, incurante di quello che gli diceva il guardalinee, convinto di affermare che quello fosse non solo gol annullato ma giallo per Lattanzio. Mister, tornando al discorso del campo, si poteva fare meglio sotto porta in alcune circostanze? Sì, si poteva fare meglio, è chiaro che questi sono campi difficili, noi abbiamo rispetto per tutti gli avversari, la Fragolese ha fatto la partita che doveva fare, noi eravamo preparati, il mister, i calciatori hanno dato tutto quello che avevano, questo è poco ma sicuro. È chiaro che però ci devono un pochino dare una mano sotto tutti i punti di vista, perché oggi il campo ha parlato, per me c'è un gol regolare, l'arbitro si è preso una responsabilità importante, lo ha annullato e ci ritroviamo sempre qui purtroppo a parlare di arbitri. Si ritrovare la forza di andare avanti, adesso c'è una partita importantissima contro il Brindisi, non è finito nulla, si gioca, questo Barletta ha già mostrato di avere carattere, è un'ennesima prova che il Barletta dovrà sfoderare. Un tifoso barlettano può star tranquillo quando pensa a questa squadra, può star tranquillo perché qui c'è gente che quotidianamente davvero dà fino all'ultima goccia di sangue e non parlo solo delle partite ma parlo di ogni singolo allenamento. Dal presidente fino a tutti i calciatori, il mister, abbiamo sempre la nostra coscienza pulita perché sappiamo quello che portiamo dentro al rettangolo verde. Quindi adesso arriva un'altra partita, ricaricheremo sicuramente le pile, noi abbiamo voglia di portare a casa quanti più punti e poi si vedrà. Mister, un appello, mercoledì ci sarà la partita con il Brindisi, una partita importantissima, oggi seconda trasferta vietata consecutiva, compatibilmente naturalmente all'orario e al giorno, ci aspettiamo un Puttilli rovente perché questa squadra ne ha bisogno una volta di più per ritornare a vincere e insomma continuare un cammino che comunque è straordinario. Ripeto, la gente di Barletta sa che questa squadra lo merita, siamo convinti che avremo l'apporto del Puttilli che come sempre è magnifico. Grazie, grazie.